Ragazzi miei, ho il pallone d'oro in mano, ho rubato il pallone d'oro. Oh, ma che ci fai con il mio pallone d'oro? E questo adesso è mio, no, adesso è mio. È tuo come? Ma come è mio, è mio. Ma ridammelo subito. Fermo un attimo, fermo un attimo. Ma l'ho trovato lì in panchina. Allora, ma ridammelo subito. Il video è finito sul nostro canale e ho visto che l'ha vinto lui. Quindi il pallone d'oro, per favore, torna a lui. Simo. Perché me l'ha detto Pierino, eh? Sì, raga, solo perché l'avevo trovato lì in panchina. No, no, perché me lo sono meritato. Cosa? Bravo. Io però voglio una possibilità. A me non mi avete chiamato. Facciamo così, se riesci a batterlo in questo video diventa tuo. Va bene. Sfida Simone Workout versus Samuel. Pallone d'oro. Non me... Perché non mi avete chiamato? Devo rappresentare la Roma. Prossimo anno ci sono già le candidature. Mi sono offeso io. Se giochi abbastanza bene ti selezioneremo per l'anno prossimo. Ho messo pure mi piace a tutti i palloni d'oro vostri, nonostante non mi avete convocato. Ok, brutto. Ah, a proposito, non è che abbiamo chiamato un portiere qualunque, portiere d'eccezione, portiere della Roma, youtuber Antoine. Bella. Quindi ragazzi, visto che siamo praticamente un dischetto, io direi di iniziare dai rigori. Vuoi iniziare con una rigori challenge? Sì. Te la senti? Dai, certo. Te la senti di sfidarmi? Facciamo tre sfide totali. Ok, te la senti di fare una brutta figura davanti a tutti? Samuel, te lo mangi. Ma tu lo sai? Ma me lo mangio! Me lo mangio come il riso col pollo! Dai, andiamo! Forza! Ragazzi, prima di partire con i calci di rigore, regolamento importante. Si arriva a un totale di 5. Io li segnerò tutti, ovviamente. Vamos! Ragazzi, chi parte? Chi parte? Scegliete chi parte. Signori, parte il campione del pallone d'oro, perché così ti fa vedere come si fa. Va bene. Parto io? Come non si fa. Vai, Sam! Vado! Bucalo! Sì! Oh! Rete! Un buon rigore, lo devo ammettere. Un buon rigore. Hai visto dove l'ha messa? Un buon rigore. Hai visto dove l'ha messa? Replica. Hai visto? Nell'angolino, tiki tiki taka. 1-0 però mi manca ancora a me. Facile, Simo. Ci siamo. Vai, Beli, vai che fla. 1-1, l'aveva toccata. Stava per prendere. Portiere di parte, portiere un po' di parte. La situazione è di parità. Alle stelle? Lì, dove non batte il sole. Andiamo, Simo. Ah, la sbaglia. Mamma mia. 2-2, ragazzi. Palla al centro. Samuel come Muriel. Tanto segna. Dai. Bravo Samuel. Ho un degno avversario oggi, lo ammetto. Ma non mi fa paura perché Simone Workout non ha paura di niente. Attenzione. Mamma mia. Spiazzato. Ancora lì all'angolino dove il portiere non può arrivare. Spaziato. 3-3. Attenzione, nessuno dei due vuole cedere, nessuno vuole mollare. Vai Samuel, la pressione. Direttamente dal Ghana. Vai Samuel. Oh, voleva azzardare con il cucchiaio. Qui ha peccato di presunzione. Mi ha detto male. No. La palla comincia a pesare. Per voi, vi faccio capire come Simone Workout non ha tensione. Non soffre la tensione, non soffre, è freddo. Sono freddo ragazzi, eccolo Tiro! Sono freddo, sono fresco. Mamma mia, mentalità, ragazzi. Siamo sul 4-3, l'ho anche detto, per aumentare la mia tensione. L'hai detto e l'hai fatto. Non avevo abbastanza, 4-3. Vai Samuel, che se lo sbagli hai perso, A quanto si arriva? A 5. Vai Samuel. Quinto rigore per Samuel. Posta in palio è alta, Samuel, non può permettersi di sbagliare e di fatti non sbaglia. Vai Samuel. Se lo faccio ho vinto. Sguardo deciso verso la telecamera. Segnerò o non segnerò? Può affondare il colpo finale. No! Simone Workout è freddo, sotto porta e sul dischetto. 1-0. Come on, non ne sbaglio uno. 4 di là, 1 di là. Quindi Simone non è ancora. C'è adesso la seconda sfida. Partiamo con una bella traversa challenge. Oh, cosa ne pensi? Va benissimo. Va Sei benissimo. Pronto? Sono prontissimo. Voglio testare la tua precisione, Simone. Va benissimo. Dai. Vamos. Per il momento siamo in vantaggio. Vieni qui, Gnabry. Fammi odorare un attimino questo pallone d'oro che... Solo adesso potrei toccarlo, perché secondo me Samuel fa... Diglielo, ben detto, ragazzi. Ma che ne pensi di questa prima sconfitta? No, voglio un parere, sincero. No, penso che ho peccato di presunzione. Forse con lo scavetto non avrei dovuto farlo. Però ci sono altre due sfide in ballo e vedrai, questo pallone non lo porterai a casa. Quindi, Simo, iniziamo. E ti lascio a te l'onore di partire con questa parto bella... io? Prima è partito Samuel, adesso parto io. Te. Perfetto, prima traversa ragazzi per tutti voi. Sì. Niente. Brividi. Ricordiamo che si arriva a 3. Eccolo. Samuel. Bella. Subito. Al primo. Così, ti faccio vedere come si fa, Simo. Vai, Simo. Rimontalo. Vabbè, come dice male però, sono due volte che... Cos'era, un po' il cucchiaio, era questo? Sono abituato a segnare, capito? Sguardo di ghiaccio. La seconda non ci arriva, purtroppo. Mi dispiace. Come me. Andrò a prendere la traversa per tutti voi iscritti al canale. Eccola qua. Eccola.
Madonna, de qua, de pochissimo, regà, cioè, ma datemela buona. Ma io inizio già a correre perché tanto è fuori. Mamma mia, di quanto! Mentalità. Mentalità, 1-1, palla al centro. Vamos, Samuel. 2-1, mentalità, mentalità, mentalità! Ma l'ho toccata, sincero. Cioè, sembrava quasi toccata. Sembrava, cioè, proprio... quasi, 3-1, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Ditemi quando volete vedere questa traversa. Vai, arrivo. Adesso, per favore. Adesso! 2-2! E adesso chi la becca vince. Chi la becca vince, ragazzi, così. Tocca a me però. Così. Tocca a me però. Tocca a te. Se sbaglio ho perso. Se sbaglio hai perso. Hai questa pressione addosso. Ma che pressione? Zero pressione. Hai questa pressione addosso. Vediamo, Simo, di che passa. Senti i miei battiti. Non mi batte proprio il cuore. Zero. Bueno. Zero. Boom, 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 vedi, non si non sente sento proprio. Niente. Non sento. Voglio peccare di presunzione. Anche lui. La faccio da bendato. Così. Quindi anche da fermo senza rincorsa. Oh. Niente! Di quanto? Di poco? Di una marea, Simo. Una marea? Una marea. Ha fatto gol, dai. No, ragazzi, mi dispiace, Simo, ma questa sfida qua me la sono portata a casa io e siamo 1-1. 1-1. Quindi che si fa? Sfida finale? Sfida finale che sceglierai proprio te. Io direi un bel 1-1. Così. Quindi c'è, cioè, 1-1 con le porticine. Con le porticine. Va bene. Quanto va volete bene arrivare? Alla meglio dei due o dei tre? La meglio dei due, va bene. Due. Alla meglio dei due. Vediamo chi vincerà il pallone d'oro. Il primo che segna due gol vince. Va benissimo. Sta per iniziare la sfida decisiva. L'onore di commentarla a Gnabry e a me. Questo pallone d'oro vediamo se tornerà nelle mani di Samuel o se invece lo ruberà Simo Workout. Sarà una bella partita, ma secondo me sarà il nostro giocatore. Sarà Samuel a portarla a casa. Secondo me Simo si intona con i capelli, quindi deve vincerlo per forza lui. Ok, stesso colore, vediamo se stessa grinta. Dai. Allora Samuel, ho puntato su di te, non farmi fare brutte figure. Certo. Tu vieni da qui la svura, presenti il canale nel mondo e in modo internazionale. Mi raccomando, pallone importante, portatelo a casa sempre. Assolutamente. Ragazzi, come potete vedere siamo nel mio canale, nel canale di Simone Workout, e ho praticamente tutti contro qui a questo campo, tutti contro. Infatti non ho nessuno a motivarmi. Samuel aveva il suo motivatore, io nessuno. Ma non c'è problema perché la motivazione, ragazzi, ce l'ho io qui dentro. Quindi io vi dico, sono arrivato da poco nel mondo del calcio, da pochissimo, ma già mi sto facendo sentire. E questa sfida darò tutto me stesso perché voglio portarmi a casa il pallone d'oro e ci riuscirò. Vamos. L'atmosfera è di quelle importanti, signori. Siamo alla fine di un video carico acceso che ha visto i due contendenti combattersi questo pallone d'oro fino alla fine. Si combatterà con le unghie e con i denti. Allora, Simo, sei pronto? Prontissimo, sono nato pronto. Samuel, sei pronto? Sono pronto. Si arriva a due e il primo che fa due gol vince. E allora 3, 2, 1, si comincia, let's go! E allora parte subito Samuel, che da bravo nero è velocissimo, prende la palla, la afferra con la sua terza gamba, gioca giù e doppio passo, hop, 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 hop! Simo lo osserva con gli occhi, con uno sguardo di una tigre, di un leone, come se l'ha tatuata sul braccio, di uno che non vuole perdere. Attenzione Samuel che però prova al tunnel e la palla va fuori, possesso ancora per il ghanese. Allora riparte il pallone d'oro di YouTube Italia, il giocatore che si è dimostrato più forte su YouTube quest'anno. E allora doppio passo, ci riprova, tiro e brucia l'avversario. Non ci ha capito niente Simo. E allora 1-0 Samuel, se fa questo gol vince, match point. E allora respira Simo, non vuole mollare, non è finita, si appende alla luce della speranza. E allora doppio passo, destra, sinistra, prova a emulare l'avversario ma non ce la fa. Attenzione, giocatore fisico Samuel, ricordiamo, difficile da superare. E allora la palla se la contendono i due a centrocampo. Nessuno dei due vuole cedere, nessuno vuole mollare. Ma si prova Simo, di poco fuori. Riparte allora Samuel, che è andato a ripescare personalmente il pallone nella terra di laggiù. E allora ritorna. Doppio passo di Samuel allora. Gioco di gambe da parte di Samuel. Palla incollata ai suoi piedi come solo lui sa fare, come ha dimostrato nel pallone d'oro di YouTube Italia. Attenzione, vuole cercare lo spazio, il varco decisivo per passare, torna indietro, mamma mia, Simo non lo perde, giocata. E allora che ansia, che atmosfera, che tensione, si sta giocando tutto qui alla fine, tutto il video. Attenzione, palla tra i piedi di Samuel allora, come sempre incollato ai suoi piedi, non la perde, prova il tiro, palo, palo, come con le ragazze, nel calcio non cambia la situazione. Riparte allora Simo con uno sguardo inferocito di uno che vuole vendicarsi del torto appena subito, di uno che la vuole riagguantare, viene a pareggiare, perde il pallone, la palla resta dentro e adesso fuori. Fuori. Ok, palla fuori signori, bisogna un po' ripetere le regole del calcio a Simo. Allora riparte Samuel.
destro, sinistro, prova un elastico e non c'è, prova il tiro ma non si riesce, la palla è ancora sua, occhio Simo, non può più permettersi di sbagliare, un errore può voler dire solo una cosa, sconfitta, e Simo non vuole perdere, riarpiona il pallone che però esce, allora palla ancora in possesso per il campione, per il vero pallone d'oro di YouTube, attenzione Simo che prova a arpionare il pallone, Samuel prende la palla, prova il tiro ma Simo non ha bocca, palla nei confronti, palla che ha colpito sia telecronista che cameraman, rimessa laterale allora ribattuta con i piedi da parte di Samuel, prova ad avanzare col pallone, gioco di gambe velocissimo, Simo però non allude alle sue finte, non ci casca, e allora Samuel deve cercare un varco spazio-temporale, un varco di gambe per fare questo gol e quasi ci riesce, torna indietro Samuel, possesso palla 80% Samuel, 20 Simo, ma cosa sbaglia Samuel? Riparte Simo Workout, uno che nel canale ha dimostrato in questi anni che non conosce la parola arrendersi, però conosce la parola fare schifo e ce l'ha appena dimostrato con questa giocata. Riparte allora Samuel che sente l'odore del sangue, vuole agguantare questa vittoria ma Simo dice di no. Samuel, il pallone d'oro ti chiama, il pallone d'oro aspetta solo te, che lo riaccarezzi. Riparte allora Samuel, gli basta un piccolissimo sforzo per chiudere questa partita ma recupera il pallone Simo, mamma mia, strapotere fisico, guarda che mentalità di un giocatore che sembra destinato a perdere ma non vuole mollare, non molla un centimetro, e allora Simo prova a passare, il palo clamoroso, non è la sua giornata, vuole tentare quest'ultimo dribbling, gli manca poco per portarsela a casa, occhio allora gioca di gambe veloce, non deve far cavolate, non deve perdere palla, è un attimo, riarpiona il pallone Simo, palla sua, attenzione Simo, serve un lampo di genio, serve un buco, serve uno spazio, sembra la grande giocata, ma palla fuori. Riparte allora Samuel che attenzione perde il pallone che finisce dentro 1-1, la pareggia Simo e adesso chi segna vince signori, massima tensione, ognuno dei due giocatori è a un centimetro da questa vittoria, è una questione di centimetri, è una questione di spazi, è una questione di essere cinici, cattivi, di non avere pietà dell'avversario, e allora Samuel annusa, sente l'odore del sangue, sente l'odore della carne di Simo che vuole azzannare. Ci prova, ecco che passa, ma Simo non molla. E allora, hop, hop, e la palla finisce dentro. È finita qui. E il pallone d'oro torna al suo proprietario. Bella partita, Simo. Wow. Migliorerò col tempo. Assolutamente. Per salire di livello, però ci siamo divertiti. È stata veramente una bella sfida, a parte le provocazioni, a parte tutto. Mi sono divertito a guardarla, a commentarla. Complimenti, insomma, accesa fino alla fine. Non sono ovviamente contento per niente, perché sapete che per me esiste solo la vittoria in qualsiasi cosa faccio. Però, regà, pallone d'oro attuale di YouTube, cioè, fortissimo e tutto quanto. Quindi, in questa sfida accesa, sono felice e onorato di averti sfidato. Anch'io, ti voglio fare di tutto per vincere, ovviamente. Okay. Tu continua a allenarti perché potresti essere chiamato per l'edizione del prossimo anno. Io voglio farti i miei complimenti, bravissimo. Grazie, Simo, grazie mille. Veramente grazie. Non me l'aspettavo, però sei veramente un degno avversario, sei stato bravissimo. Anche nei rigori, nella crossbar, veramente bravo. E qui ho detto sfortuna. Sei tosto, pure per prendergli il pallone, tossissimo. Sì. Ma anche, cioè, io mi devo mettere per forza di schiena e fa così. Cioè, puntarlo pure è difficile. Sì, tostissimo. Cioè, è tosto, tosto. Ne so qualcosa. Parte pure fisicamente, grande. Ne grande sappiamo. Simo. Ti ringrazio per l'invito. Grazie a te. Bellissimo video. Ragazzi, mi raccomando, mettete like. Grazie, supportate mille, Simone, ragazzi. Supportate tutti noi. Ovviamente trovate canale Instagram YouTube di Samuel, canale Instagram YouTube dei mitici Pirla SV qui sotto in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di salire il più possibile, perché più saliamo di iscritti, più supporto ricevo, più riusciamo a portare contenuti sempre migliori. Quindi io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti coloro che cliccano il tasto iscriviti al canale. Quindi detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella lega! Dai!